Parte dell'Avime che è andata completamente distrutta a causa dell'incendio propagatosi ieri in tarda mattinata, tante le manifestazioni di solidarietà alla famiglia Leocata che promette di continuare. Scoperta dalla polizia una casa del piacere a Marina di Marza, un business in crescita per case al mare non utilizzate. La donna è una colombiana con regolare permesso, diffidato il proprietario. L'estate è alle porte, oltre alla vita di tutti i giorni anche la politica riprende a muoversi alla luce dei giochi estivi. Un'analisi della situazione politica attuale per l'immediato futuro. Ieri a Marina di Modica, ultimo appuntamento del salotto letterario estivo di Casa Giara. La serata è stata dedicata a Lorenzo Zaccone, noto preside vittoriese venuto a mancare lo scorso novembre. Trovati con l'informazione di Canale 74, parte dell'azienda Avime che è stata distrutta a causa dell'incendio propagatosi ieri in tarda mattinata. Ad essere danneggiata la linea di produzione della nota azienda avicola. Tante le manifestazioni di solidarietà alla famiglia Leocata che oggi con un messaggio su Facebook ringrazia tutti e assicura che ricominceranno il prima possibile. Ha bruciato per ore, ancora in tarda serata, la coltre di fumo nero usciva dalle viscere dell'azienda rendendo l'aria irrespirabile. Le fiamme, che si sono velocemente propagate all'interno dell'Avimec nella zona industriale dell'Asi, distruggendo gran parte della linea di produzione della macelleria e rendendo inagibile la zona degli uffici completamente distrutta. Fortunatamente tutti in salvo, i dipendenti dell'azienda fuggiti quando già il fumo stava invadendo gran parte dei locali. Un lavoro estenuante per i vigili del fuoco, arrivati da tutta la provincia, che hanno lottato per ore contro il muro di fumo nero all'interno dell'azienda. Sarebbe anche in rapida ripresa il vigile del fuoco di Scicli, intossicato dal fumo e ricoverato a Ragusa. A poco è valso il supporto operativo dell'elicottero, dato che il cuore delle fiamme era all'interno. Una giornata nera per i membri della famiglia Leocata, che hanno potuto solo assistere alla distruzione, abbracciandosi l'un l'altro con il sostegno di tutti i presenti. Sotto shock i lavoratori fuggiti dalle fiamme e dal fumo, che hanno per ore osservato attoniti l'azienda che bruciava nella speranza che qualcosa dentro si stesse salvando. La sede distrutta era stata inaugurata meno di un anno fa e ora la conta dei danni è di decine di milioni di euro. L'Avime, che è un'azienda leader nella produzione e commercializzazione di pollame e uova in ambito nazionale e all'estero. La famiglia Leocata è molto nota e stimata in città e non solo. Tante in queste ore le dimostrazioni di solidarietà nei loro confronti. Attraverso Facebook l'azienda ha mandato un messaggio a tutti parlando di un giorno che non sarà mai dimenticato. Nella nota l'azienda spiega che sono state danneggiate le linee di produzione. Ringraziano le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per il continuo impegno senza sosta. Il ringraziamento va anche a tutti coloro, migliaia, tramite email, sms, messaggi, che hanno fin da subito mostrato affetto e solidarietà, a partire dalle aziende vicine che li hanno soccorsi offrendo viveri e acqua. Sempre sulla bacheca della pagina Facebook sono centinaia i messaggi di solidarietà giunti dal mondo imprenditoriale e anche da amici e cittadini. I proprietari dell'azienda, seppur colpiti da questa drammatica circostanza, non si perdono comunque d'animo, dicendosi già pronti a ricominciare il prima possibile. È scoperta l'ennesima casa chiusa dalla polizia, questa volta a Marina di Marza. Un trend in aumento per chi ha a che fare con il business della prostituzione, secondo le forze dell'ordine, è quello di spostarsi in zone balneari meno frequentate d'inverno. La polizia di Stato ha chiuso un'altra casa a luci rosse, questa volta Marina di Marza a Pozzallo. All'interno della villetta una colombiana regolare sul territorio nazionale e due clienti del siracusano. Uno dei poliziotti in servizio presso la squadra mobile aveva ricevuto notizia che in quella villetta, solitamente abitata solo in estate, da qualche settimana vi era un via vai di persone. Gli uomini della squadra mobile hanno quindi effettuato un sopralluogo e hanno visto due ragazzi arrivare in auto. Uno di questi è sceso mentre l'altro stava in macchina ad aspettare.
fare, per poi entrare dopo 10 minuti dando il cambio all'amico. A questo punto la polizia è intervenuta, i ragazzi avrebbero ammesso di aver concordato con la donna di avere dei rapporti sessuali a pagamento. Uno di questi consumato, l'altro interrotto per l'intervento dei poliziotti. All'interno dell'appartamento sono stati ritrovati profilattici, un fallo di gomma, videoporno e altri accessori utilizzati per rapporti sessuali. Nel 2015 sono state chiuse ben 15 case, la maggior parte nel comune di Ragusa, ma anche in altre zone. Proprio questo è il trend che si registra negli ultimi mesi. Grazie all'intervento della Polizia di Stato, uomini e donne che intendono prostituirsi si sono spostati prevalentemente in zone meno frequentate in inverno, come le frazioni balneari. Diversi sono stati i sequestri delle abitazioni adibite dai proprietari o locatari a luoghi dove poter consumare sesso a pagamento. In questo caso il titolare è stato solo diffidato. L'estate sta finendo e oltre ai soliti ritmi lavorativi anche la politica riprende a muoversi. Un lavorio estivo senza clamori porta a fare un'analisi della situazione in arrivo. Facciamo il punto con Maurizio Villaggio. A livello politico a me mi hanno anche chiesto, sono stato anche invitato in diverse riunioni, si vocifera di un passaggio, diciamo, di area popolare o quello che resta di questo partito dello 0,5% che esprime due ministri, ricordiamoci che non hanno fatto niente per questo territorio, si vocifera di un loro passaggio di area popolare qui a livello, diciamo, di comprensorio nel PD, poi non so come il PD possa recepire questa situazione qui, ci saranno anche movimenti, diciamo, a livello di associazioni, per esempio io personalmente sto lavorando per un grosso progetto su Scicli, su un grosso progetto su Modia e comprende anche il progetto popolare per esempio di Modica, altre associazioni, stiamo lavorando per dare insomma credibilità di nuovo a Modica, perché con questa amministrazione Modica è completamente allo sbando completo. Stessa cosa su Scicli, stiamo lavorando per una grande coalizione per riportare a Scicli di nuovo la politica, la legalità, la trasparenza e soprattutto sia Modica che Scicli per traghettarle di nuovo veramente, per camminare di nuovo a testa alta, perché queste due realtà con diversi problemi, con questa classe politica vergognosa, sono veramente andate a picco. Per quanto riguarda proprio nello specifico su Modica, a me neanche mi stupiscono più questi passaggi dall'Inter al Milan alla Juventus, cioè non fanno neanche più notizie, si devono preoccupare più che altro gli altri che vanno poi a prendersi tra le loro fila queste persone. Per quanto riguarda noi, me e i miei amici, noi siamo nel centrodestra, restiamo nel centrodestra, dialoghiamo con tutti per il bene delle nostre collettività e delle nostre realtà e dei nostri cittadini soprattutto, che devono essere tutelati insieme all'ambiente. E Scicli avrà di nuovo la Proloco e prenderà il nome di Sicla. La notizia è stata ufficializzata da Angelo Giallongo, ex assessore al turismo, presidente pro tempore dell'organizzazione autorizzata dall'assessorato regionale al turismo, con decreto dello scorso 9 di agosto e che già ha aderito al GAL Terra Barocca. Si tratta, afferma Giallongo, di un nuovo strumento operativo al servizio della crescita territoriale e dello sviluppo sociale e culturale, che deve rappresentare per tutti un incubatore di idee e progetti da portare avanti in collaborazione con l'amministrazione comunale e con tutte le associazioni turistico-culturali della città. Diversi soci fondatori della nuova Proloco di Scicli, tutte le personalità dell'imprenditoria e della cultura che hanno deciso di sposare il progetto finalizzato alla crescita turistico-culturale del comune. Il programma di questo primo anno è un progetto ambizioso in quanto tende a dare una svolta decisiva dal punto di vista turistico ad un comune come Scicli, che già è una meta ambita da tantissimi visitatori, ma che pecca dal punto di vista dell'informazione turistica e dell'organizzazione e dell'accoglienza. Si proporrà inoltre il Comune di Scicli un protocollo di intesa e di collaborazione per la gestione dei beni culturali. L'estate si avvia alla conclusione e sono tanti siciliani che rientreranno dalle ferie e partiranno per il Nord Italia per tornare al lavoro o all'università. Per chi sceglie l'aereo tra fine agosto e settembre, tariffe salatissime. Volare dalla Sicilia, sia dall'estero che dentro i confini nazionali, rappresenta un vero salasso. Negli ultimi mesi la questione è esplosa sui social, dove tanti giovani siciliani hanno denunciato una situazione insostenibile per chi studia e lavora fuori dall'isola. Simulando l'acquisto di un biglietto per città del nord come Milano e Torino, a volte i prezzi per volare sono più alti che per raggiungere New York e Tokyo. Tariffe esorbitanti, soprattutto a fine agosto e inizio settembre verso il nord Italia. Un volo da Catania verso Milano, ad esempio, può arrivare a costare oltre 300 euro, anche con compagnie cosiddette low cost. C'è chi per risparmiare è costretto a fare scalo, magari a Malta.
Di contro, raggiungere l'isola può essere invece molto vantaggioso. E così, mentre ancora si discute di continuità territoriale, i siciliani che devono raggiungere le grandi città italiane o anche altre mete in Europa in aereo per motivi di studio o di lavoro sono costretti a sborsare cifre astronomiche. Per Giovanni Musumeci, segretario generale territoriale della UGL di Catania, si tratterebbe di un vero e proprio scippo da parte delle compagnie aeree che speculano sulle tasche dei siciliani, di tutte le aziende che operano in questa terra. Per questo Musumeci lancia un appello a Renzi, agli eurodeputati, a Crocetta, e per cercare di porre rimedio a una situazione così penalizzante che non fa altro che isolare i siciliani dal contesto nazionale ed europeo. E cambiano le regole sulla gestione dei dati personali da parte di WhatsApp, che potrà condividere alcune informazioni con Facebook. Gli utenti potranno scegliere di disattivare l'opzione. Sentiamo come in questo servizio. Facebook e WhatsApp, il social e l'applicazione di messaggistica più noti e utilizzati, dal 2014 fanno parte della stessa squadra. Due anni fa ormai, infatti, Mark Zuckerberg ha acquisito l'applicazione della caratteristica icona verde, che ha rivoluzionato il mondo di comunicare. Inizialmente niente era cambiato per gli utenti, ma da qualche giorno WhatsApp ha aggiornato le condizioni che riguardano il trattamento dei dati personali, che potranno adesso essere condivisi con Facebook. L'obiettivo, ha spiegato WhatsApp sul suo blog, è quello di esplorare nuovi modi per poter comunicare con le imprese, continuando a fornire un'esperienza senza banner pubblicitari di parti terze e spam. Così una serie di informazioni, come il nostro numero di telefono, potranno essere condivise con Facebook. Naturalmente la condivisione non interesserà i contenuti, testi, video e foto scambiati con i propri amici, che dovrebbero invece essere al sicuro. Di contro, i nostri dati permetteranno una migliore profilazione, di conseguenza un'ulteriore personalizzazione della pubblicità sui social network in base all'utente. C'è però la possibilità di rifiutare la condivisione dei dati con Facebook. Basterà cliccare su Leggi tutto quando l'ultima versione di WhatsApp ci chiederà di dare il nostro assenso alle nuove condizioni e deselezionare l'opzione condividere le informazioni con Facebook. Per chi avesse già accettato i termini, invece, sono i 30 giorni di tempo concessi per cambiare idea. Basterà selezionare impostazioni, account e deselezionare l'opzione di condivisione delle informazioni. Una storia di amicizia tra due uomini speciali incanta il pubblico del terzo e ultimo appuntamento della mini rassegna Porto il Libro, letture d'estate sotto l'ombrellone. Il porto turistico di Marina di Ragusa ieri sera ha ospitato la presentazione del libro Eofer racconta Camilleri, gli anni a Porto Empedocle. La rassegna, nata senza pretese per far conoscere autori locali e invogliare la lettura, magari approfittando delle ferie estive, è iniziata, lo ricordiamo, giovedì 11 agosto con la presentazione del libro Mare Bianco di Bruna Fornaro, edito dalle Fate, ed è proseguita il 18 agosto con il libro Bestiario Ebleo di Alessandro D'Amato e Giovanni Amato, edito sempre dalle Fate. Appuntamento quindi al prossimo anno con altri incontri dedicati alla buona lettura, ammirando un fantastico tramonto sul mare. E ieri a Marina di Modica, ultimo appuntamento del salotto letterario estivo di Casa Giara. La serata è stata dedicata alla presentazione del volume Omaggio a Lorenzo Zaccone, dedicata al preside vittoriese venuto a mancare lo scorso novembre. Con l'appuntamento di ieri sera si sono conclusi i salotti letterari di Casa Giara a Marina di Modica, che da 28 anni contraddistinguono gli appuntamenti culturali estivi della frazione balneare. La piazzetta Salvatore Puma si trasforma in quegli eventi in un cenacolo che richiama persone da ogni parte della provincia. Il clou si ha la sera del 18 agosto con il concerto d'estate, da qualche anno intestato al compianto collega Giorgio Buscem. Quest'anno con la presenza del duo formato dal maestro Gianluca Abate e al piano il maestro Sebastiano Molè al clarinetto. Animatori della tradizionale kermesse estiva il poeta Pippo Puma e la moglie Tina Vernuccio. L'appuntamento di ieri sera, ultimo della stagione, è stato dedicato alla presentazione del volume Omaggio a Lorenzo Zaccone, un assiduo frequentatore degli appuntamenti d'estate fin dal 2006, è venuto a mancare lo scorso novembre.
La figura del 90enne preside vittoriese è stata affidata ad alcuni artisti ed amici che lo hanno conosciuto. Il pittore Franco Cilia ha letto alcuni brani degli scritti di Lorenzo Zaccone, che aveva al suo attivo numerose pubblicazioni. Era tra l'altro annoverato tra i 10 più importanti latinisti d'Italia. Al microfono si sono poi succeduti Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario Salvatore Quasimodo, Franco Antoci, già presidente della provincia e presidente dell'Associazione Ragusani del Mondo, e tanti altri amici. La conclusione è stata affidata al patron di Casa Giara, Pippo Puma. Le letture e gli interventi sono stati intervallati dalle note musicali dei Guizar con Guido Cicero e Saro Cannizzaro, che hanno eseguito alcune delle canzoni cui era legato il preside Lorenzo Zaccone, magistralmente eseguite dal duo. Agli intervenuti è stato fatto omaggio di un volume realizzato per l'occasione. Pippo Puma, a conclusione, ha dato appuntamento all'anno prossimo con gli appuntamenti della 29ª stagione. Bene, per oggi è tutto, questo era l'ultimo servizio. Io vi ricordo che come sempre potete continuare a seguirci sul nostro sito internet www.canale74.com. Grazie per l'attenzione e arrivederci.